Ok, salve, bentornati in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi siamo qui per una nuova guida su VideoPad Editor Video. Quindi, in questo caso, questa è la terza parte in cui vi spiego come usare completamente VideoPad Editor Video, ma questa volta non spiegherò soltanto il video, ma spiegherò anche gli effetti speciali, l'audio, le transizioni, la timeline, tutto quello che volete sapere. Per esempio, allora, cominciamo con un video. Ok, avete registrato. Adesso prendiamo un file video e adesso prendo questo. Non ne avevo solamente questo, quindi io che gioco a Rust. Ecco, perfetto. Ecco, io che sto giocando a Rust, sì, questo è un fantasma. Allora, come potete vedere, la qualità è abbastanza ok. Ma se io per caso volessi, non so, tagliare questo pezzo LL, prendere questa clip, effetti video. Possiamo, non so, cominciare con agitare la clip. Ecco. Allora, ok. E vediamo un po'. Ecco. Visto? Guardate un po' come si agita la clip. Abbassiamo un po' il volume, mettiamola a 11. Ok, perfetto. Ecco, guardate un po' come si agita la clip. Visto? Adesso voglio fare un slow motion, quindi un rallentatore, una cosa del genere. Allora, facciamo così: prendiamo questo pezzo, il fantasma che esce dal pavimento, L. Ok, un momento qui. Metto le cuffie. Sì, questo video durerà parecchio. Ok, cominciamo. Allora, lui che esce dal pavimento. Adesso cambia velocità della clip. Mettiamo, qui mettiamo 7, ok? Imposta. Vediamo. Visto? Ora, vediamo un attimo, devo fare una cosa. Ecco, torno indietro, L. Adesso faccio effetti video più zoom. Ok, ecco, questo è lo zoom, quindi adesso metto questo quadrato qui, questo punto. Fantasma esce, visto? Ok, sì, ecco, visto, ho sbagliato, dovevo mettere il quadrato un po' più a sinistra, quindi faccio così, sposto, perfetto, vediamo. Ok, e vai. Visto? Ora, ad esempio, le si vedono esatto, quindi non ha una mutanda. In questo caso facciamo effetti video più e qui abbiamo l'effetto, cioè il filtro censurare. Ecco. Allora, che cosa facciamo? Lui sta qua, io adesso prendo questo. E lo metto un po' più qua. Esatto. Nero, possiamo impostare i pixel oppure sfocare pixel. Ok. Ok. Un po' più piccolo, mettiamolo più qua. Perfetto. Ok.
Censurare, allarga, vediamo adesso. Però solo questo pezzo qua. Ok. Perfetto, ok. L. Questo filtro possiamo anche eliminarlo da qui, censurare. Esatto. E vai. Visto come ha censurato la parte sotto? Bene, ora togliamo un attimo questo effetto agita. Chiudi. Ora, in questo caso il fantasma vuole aprire quella porta. Ok, cioè gli apro la porta, sì, apro la porta a un fantasma. Ok, esatto, questo pezzo qua. L, io ad esempio questa clip non mi serve, quindi possiamo eliminarla del tutto. Eliminarla e... Esatto, vai. Perfetto, ok. Ora non so, vorrei mettere un effetto bellissimo, un effetto che mi piace, quindi possiamo, non so, mettere il colore, la tonalità, cose così, quindi tonalità e guardate. Ecco, tonalità, temperatura. Mettiamola blu, così. E cambia il colore. Visto? Ok. Ora lui entra e guardate un po' cosa fa. Ok, allora, a questo punto, guardate un po'. L, cancello, aspettate, lui entra, ok, L, elimino questa parte, e poi entra, io adesso piano piano faccio così, esatto, ok, taglio questa parte, effetti, più. No, nessun effetto dell'audio. Facciamo più. Zoom. Ecco. Ora, io adesso ho una cartella di effetti sonori, quindi apri. Eccola qua. Ok. Ecco, dan dan dan. La metto qua. No, don don. Così così. Pronti, vai. Visto? Ok. E se non ci piace questo, come finisce l'audio, possiamo sempre mettere la dissolvenza in uscita. Ok, guardate come si sente adesso. Visto? Il fantasma non si vuole arrendere, non so che cosa, vuole fare. Ok, lui adesso ha tirato fuori le armi, non so dove. Ecco, questo è un bel effetto del... Ora mi serve l'effetto...
Ok. Say what? No. Questo qua. Ok, lo metto qui. Lo tiro fuori. No, no, aspetta. Aspetta. Perfetto. E adesso me lo metto qua. Ok, L. Effetti video. Zoom. Visto? Molto bello, eh? Vabbè, qua ho scritto distruggi, una cosa del genere, nell'elicottero. Ok, L. Ce l'ho questa parte. Ora, che cosa faremo? Mi serve l'effetto video. Luce notturna. Dov'è? Eccolo qua. Visione notturna. Questo. Ok, se io adesso sto, non so, in uno spazio scuro. Adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere una cosa. Ok. Taglio questa parte, la voglio oscurare, quindi effetti video, esposizione, ok, è tutta scura, okay. Fate finta che è scuro nel gioco, non c'è la luce e adesso voglio mettere effetto video, visione notturna. Ok, con la visione notturna possiamo. Vediamo un attimo. Ok, più o meno si vede qualcosina. Adesso effetti video più regolazione del colore. Ecco, luminosità. Un po' di più. Contrasto. Se metto così, gamma, ok, contrasto, ok, più o meno si vede. Anche se esiste gli occhialini della visione notturna nel gioco, ma su Videopad, ragazzi, si può fare qualsiasi cosa. Qualsiasi. Veramente qualsiasi cosa. Ok, allora. Ora passiamo all'effetto dell'audio, quindi questa parte qua. Questa. Effetti audio. Amplifica. E con questa possiamo amplificare l'audio. Ora più. E possiamo, non so, mettergli il riverbero, quindi in questo caso. Vai. Come se stessi, non so, in un cantiere e sto lavorando in questo caso come così lavoro e si sente tutto questo rumore in sottofondo anche, guardate, sentite.
Visto? Allora, qui c'è la diffusione, quindi possiamo fare così. Ok, di nuovo, adesso primo stona un po'. Visto, stona un po' ed è anche sgradevole, quindi possiamo anche togliere il riverbero. Ok. Rimozione del rumore, tipo se c'è un rumore di sottofondo, videopad editor video è capace di rimuoverlo. Ok, poi abbiamo altri tipi di effetti però che non uso mai, quindi in questo caso uso sempre il riverbero, l'amplificatore, rimozione del rumore, l'eco. Adesso vi faccio ascoltare l'eco. Ecco, eccolo qua, vai. Sentito? Possiamo aumentare l'eco. Ok. Chiudi. Bene. Vediamo com'è venuto. Ok, a questo punto questa parte sembra, non so, un po' noiosa, quindi possiamo anche fare così. Con una bella transizione, tipo a stella, rombo, rettangolo, cerchio, cuore, fai scivolare in questo modo. Ok. Visto? Ok, se volessi adesso fare una cosa del genere, tipo apri tela, intro, mia intro, dov'è? Se la trovo. La vera intro, eccola qua. No, aspetta. A questo punto. E poi parte la intro da quest'altra parte. Ecco. Devo costruire nella timeline, quindi così. La intro, perfetto, vai. Ora, se vi dà un po' fastidio che il video parta, non so, in questo modo, noi possiamo fare un'entrata di scena, quindi imposta, in questo modo. Possiamo farla durare. Ecco, ok. Vai, ecco. Fantastico.
e poi parte la intro. Poi con l'effetto non so che vogliamo mettere le tessere. No, nessun freeze frame all'inizio. Ecco. Ok, allora, vi ho spiegato come si usano gli effetti video, effetti audio. Ora, passiamo a effetti testo. O vogliamo fermarci qui? No, continuiamo. Effetti testo. Allora, qui abbiamo effetto testo macchina da scrivere, quindi sapete già come funziona. Ecco. Trovate l'effetto sonoro macchina da scrivere e lo mettete sotto. Per fare, non so, un capolavoro, quindi in questo caso ci vorrebbe un bel effetto macchina da scrivere sotto questo effetto. Ok. Cella, poi abbiamo orologio, ecco. E poi parte il tempo. 2 e così via. No, ci penso io, modifico. Ok. Due. Però possiamo anche allungarla. 4 e 5. Visto come funziona? E possiamo spostarlo e metterlo, non so, qua. Ecco. 2, 3, 4, 5. Visto? Ora, effetto testo, conto alla rovescia, dai. Ok. E poi una bella esplosione. Boom. Ok. Questo invece lo possiamo anche mettere qua. Visto? Visto? Non ci vuole niente, visto? Ok, vai. Ok ragazzi, allora possiamo anche fermarci qui e continuare con un'altra guida la prossima volta, però prima di chiudere vi consiglio una cosa. Se volete fare questi tipi di effetti, mi raccomando, cercate anche di restringerli, di scalarli, di farli piccoli, di spostarli, ecco, in questo modo. Ok? Visto? Poi che abbiamo più effetti video, abbiamo il ritaglio, la rotazione verticale. Quindi in questo caso io adesso voglio, non so, premere RL, un'altra L, effetti e rotazione. Vai. Ecco così. Una stupidaggine, tanto non ci vuole niente. Possiamo anche agitare la clip, possiamo spostarla direttamente, quindi dov'è il movimento? No, non mi interessa. No, posiziona. Ok, vai. Visto come funziona? Ok, possiamo anche rimuovere la clip agita perché non ci serve neanche. Chiudi. Ecco, vai. Visto come si vede?
C'è una, come dire, molto molto semplice videopad editor video, quindi effetti video, abbiamo il ritaglio, la visualizza a 360 gradi, rotazione. La rotazione possiamo farla in questo modo, guardate, no, ho sbagliato, pausa, rotazione e gira. Ecco, così. Visto? Come si vede? Non so se volete, sembra che io stia registrando la televisione con la luce spenta. Sì. Già. Ok, ragazzi, allora ci fermiamo qui. Grazie a tutti per questa visione. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate se avete bisogno e noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao!